Buonasera e benvenuti o bentornati nel canale YouTube SMC, il canale YouTube legato al gruppo Facebook SMC Svapo e Musica Club, gruppo Facebook al quale vi invito ad andare a iscrivervi, troverete in descrizione il link appunto per accederci. Nel primo commento troverete invece il link alla playlist che stiamo ascoltando, che è casualmente la playlist di SMC che c'è su Spotify. Parliamo di liquidi questa sera. Mi dimentico sempre, io sono Filippo, ma cambia poco. Dico che sono Filippo perché mi auguro che presto anche altre persone parteciperanno ai video di questo canale. Questa sera parliamo di liquidi di una persona a cui io sono legato personalmente, è proprio un amico, ma ammetto che ci sono legato non solo per amicizia, ma ci sono legato anche per gusto. Voi mi vedete sempre iniziare questi video con questa box. All'interno di questa box c'è sempre il liquido di cui parliamo questa sera. C'è sempre il liquido di cui parliamo questa sera dal 1 aprile 2018. Il liquido di cui parliamo è il Black Dog. Black Dog di Emilio Ferrarese, o meglio, Black Dog di 100% Flavors by Emilio Ferrarese. Dal 1 di aprile, qui dentro, c'è sempre quello. Sempre. Ok? O meglio, da qualche giorno dopo, perché abbiamo avuto la box da qualche giorno dopo, ma comunque da quando esiste questa box e questa combo c'è sempre stata quella. Diciamo che sono 4 mesi, 5 mesi. È il mio tabacco all day, è il mio liquido all day. Io svapo praticamente sempre questo. Lo svaperemo, la linea di Emilio è una linea piuttosto lunga, magari metteremo in descrizione, o comunque metteremo in descrizione, in un commento, anche il link al gruppo di Emilio, così eventualmente potrete andare a vedere gli altri liquidi e magari ne troverete qualcuno di vostro gradimento. Emilio lo sa, è questione di gusti, lo svapo è questione di gusti. Ci sono dei liquidi che Emilio produce che a me piacciono, ci sono degli aromi che Emilio produce che a me piacciono, ci sono degli altri aromi che io riconosco essere buoni, ma che onestamente non fanno parte del mio svapo. E magari ne parleremo e vi dirò questo è c'ha questo sentore che io non riesco ad apprezzare, eccetera eccetera. Ne parleremo in maniera, spero, costruttiva, non senza distruggere niente. È chiaro che il gusto mio non è detto che sia il gusto degli altri. Quello che si fa qui è semplicemente parlare di quello che io vi racconto, semplicemente quello che piace a me, poi magari a voi piacerà dell'altro. Come sempre proviamo su due supporti, un BF e un Tank. Il BF è il No Fear Unlimited di No Name, un atomizzatore che io amo particolarmente, a me piace molto, come buona parte dei 14 è un atomizzatore che tende a sezionare per bene gli aromi che ci sono all'interno, e questa è la combo per me da tutta la giornata, ok? È la box di SMC, forse ne abbiamo parlato. Oggi per la prima volta io non cambierò box per fare questa chiacchierata. Questa io ce l'ho sempre in tasca, è la box di SMC, l'abbiamo fatta in 44 unità, è prodotta dagli amici di Transylvania Mod, ed è questa. Questo liquido, ragazzi, io lo conosco ora. Cioè, ci sarà sicuramente qualcuno che lo conosce tanto quanto me, sicuramente Emilio lo conosce probabilmente ancora più di me, però ragazzi io questo lo conosco come le mie tasche, posso raccontarvi cosa c'è anche senza svapare. Svaperò perché cercherò magari qualcosa di strano o qualcosa che mi viene in mente stasera di dire, ma lo conosco bene. L'altro è il Kaifun V3 Mini.
uno degli atomizzatori che io amo di più in assoluto per la sua caratteristica di tendere a seccare la parte dolce del glicole che tendiamo a svapare. I nostri tabacchi hanno tutti un fondo dolce dato dalla base sulla quale la svapiamo. Questo è un atomizzatore che tende a togliere quella parte dolciastra e quindi io lo amo particolarmente. Lo amo particolarmente anche perché ha una misura logica, ok? Mentre oggi ci sono tutti dei pistolotti della Madonna che non si capisce perché uno deve tenere in mano queste robe grandi. Comunque, vabbè, è un ambiente prettamente maschile e i maschi devono compensare. Siccome io ce l'ho tanto, no, non è vero, scherzo. Detta sta cazzata, cominciamo a svapare. Faccio una squoncatina così, non si sa mai. Ecco, di solito non squonco. Qua invece posso squoncare quanto voglio, perché qua, ripeto, c'è sempre questo qua dentro. Black Dog, 100% Flavors by Emilio Ferrarese. Un paglione, una cicca. Qua c'è la cicca. Ragazzi, il Black Dog è una miscela da pipa fatta di Virginia e Kentucky. Le percentuali di Virginia e Kentucky io non le conosco, non gliele ho mai chieste, non sono neanche sicuro che Emilio me le direbbe volentieri, non lo so, ma ha un'importanza relativa. È chiaro che probabilmente Virginia è in maggior percentuale perché ha dei sentori più morbidi rispetto al Kentucky. Qui dentro si sente molto bene la paglia, molto bene la paglia, ecco perché ho detto un paglione. E poi... soprattutto in espirazione, ragazzi, lo stallatico del Kentucky, lo stallatico fatto un po' di foglia marcita, fatto un po' di cacca di mucca, fatta di... non sono né un Virginia né un Kentucky particolarmente, come posso dire, pregiati. Sono semplice un Kentucky e un Virginia relativamente semplici. Insieme esce una combo da all day della Madonna. Ne parleremo più di una volta. Emilio è un vapor strano. Paradossalmente è diventato un vapor per il gusto dell'estrazione, perché Emilio non ha mai fumato. Quando voi svapate un liquido d'Emilio, dovete ricordarvi, se svaperete mai un liquido d'Emilio di 100% Flavors, dovrete ricordarvi che Emilio cerca l'aroma. Non vi farà mai, difficilmente vi tirerà un pugno in faccia, difficilmente vi darà uno schiaffone, vi chiederà sempre svapa e goditi quello che c'è sotto al vapore, cerca quello che c'è sotto al vapore e ce n'è una botta, eccola qua quanta ce n'è una botta. Sono dei liquidi assolutamente all day se si vogliono svapare. Se hai voglia di metterti, e adesso svapo con il Kaifun, così, perché il Kaifun qua dentro, questo tabacco nel Kaifun, ciao. Del Kaifun V3 Mini vi parlo a breve. Uno dei miei atomizzatori preferiti, forse il mio atomizzatore preferito prima che mi esplodesse la mania del bike a V7, devo essere sincero. Qua è ancora meglio. Qua, stranamente, vi esce anche un retrogusto amarognolo, quasi di... io non lo so se qualcuno di voi se le ricorda, ragazzi, c'erano delle barrette di liquirizia amara, ecco, in fondo alla gola resta quella sorta di sentore. Non c'è la liquirizia, ragazzi, non c'è, però se ci date dentro, l'amarognolo tende a farvi ricordare quel tipo di sentore. Tabacco all day per eccellenza, ragazzi.
Ecco, adesso mi è arrivata tanta mucca, per esempio. Adesso, in questo momento, mi è arrivata tanta mucca. Quasi quasi ho sentito l'alito della mucca, non è neanche stata particolarmente una bella sensazione. Adesso ho sentito tanto la parte stallatica, ripeto, della stalla. Ragazzi, il Kaifu V3 Mini con questi cosi qua non ha tantissimi eguali, per me. Il liquido... torno a ripetere, è un all day, è l'all day per eccellenza. Chi era abituato a fumare 20 sigarette, 30 sigarette al giorno, tiene in mano questo coso dalla mattina alla sera. Io l'ho fatto al 10%. Se a qualcuno gli viene voglia di avere un po' più di schiaffone invece di farlo al 10, decide di farselo al 12, guardate che non è necessario, mi raccomando. Perché, ripeto, Emilio quello che cerca è farvi cercare l'aroma, va bene? Non, insisto, il pugno in faccia piuttosto che il pugno sullo stomaco, eccetera. No, Emilio vuole farvi fermare e farvi cercare quello che c'è sotto a quello che svapate. Emilio 100% Flavors è uno che, a cui è venuta sicuramente la passione del tabacco da svapo. E forse è uno dei motivi per cui lo ammiro così tanto, dico la verità. Cioè, è uno che lo vedi che si sveglia la mattina, va a letto la sera pensando a che cosa potrebbe fare domani, che cosa potrebbe essere piacevole svapare per lui e poi ovviamente per gli altri. Ripeto, paglia e fieno. Cazzo, paglia e fieno. Minchia, se ci metti la panna, qua viene fuori una e i piselli, viene fuori paglia e fieno, panna e piselli. No, perché c'è, ripeto, tutta questa parte di paglioso, di... come si dice? Di paglioso del Virginia, e poi c'è la parte della paglia invece bagnata o addirittura sporca di mucca, ok, che c'è nel Kentucky, e si sentono bene. Sono andato lungo, ragazzi, questo è un tabacco che a me piace da morire. E il problema vero è che ogni volta che ci riempio questo, io finché non ho dato dentro tutto, non svapo più niente. Io che normalmente sono uno che ha un sacco di roba attorno, gli piace cambiare gusto, se ci riempio il Kaifu V3 Mini, non svapo altro. Va bene, Black Dog 100% Flavors, Emilio Ferrarese. Cercatevelo, vale la pena, fidatevi. Mettete un like se il video vi è piaciuto. Andate ad iscrivervi al gruppo Facebook, iscrivetevi al canale, andate a mettere like sulla playlist, insomma vi do un sacco di compiti da fare, e soprattutto vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao.